Ieri i giudici del riesame hanno concesso a Don Giovanni Desio, l'ex parroco di Casal Borsetti, arrestato l'aprile scorso con l'accusa di atti sessuali con minorenni, gli arresti domiciliari. È stato trasferito in una struttura riservata ai preti malati o in difficoltà e gestita da sacerdoti dell'amore misericordioso di Colle Valenza, città di Castello. Lì, ci ha detto il suo avvocato Battista Cavassi in un'intervista telefonica, avrà l'aiuto psicologico di cui ha bisogno, supporto che il carcere non riusciva a dargli. Don Desio, come ha preso la notizia e appunto qual è stata la sua reazione? Niente, cioè è rimasto, era molto sofferente prima, quindi è rimasto molto sollevato, questa era la sua cosa, anche perché, voglio dire, lo stato della detenzione dei resti domiciliari, la condizione nella quale rimarrà tempo significativo, ecco, perché la sentenza, poi tempi dell'impugnazione, se sarà condannato come penso, e quindi è un tempo lungo che parlo in un luogo più, diciamo, più idoneo rispetto al carcere, anche le sue condizioni, anche per, insomma, fare un lavoro psicologico sulla ricostruzione della personalità, che è uno che ha bisogno di essere supportato psicologicamente, se no. Cioè, sono di quei, diciamo, di quei peccati che danneggiano un po' tutti, anche la persona che li commette, ecco, oltre alle persone che sono state coinvolte in altra veste. Quindi. Che tipo di supporto riceverà lì nella struttura di Città di Ma io Castello? vedo, non è che mi intendo molto di queste cose, però questa struttura è stata creata a seguito dell'interessamento del vescovo del luogo, non mi ricordo, forse la diocesi è Città di Castello stesso, adesso non mi ricordo bene, ma la diocesi che ha giurisdizione lì, il nuovo vescovo, che poi vescovo è un anno e mezzo che c'è, è della Congregazione dei Figli dell'Amore Misericordioso e ha, diciamo, favorito, utilizzando un mobile, credo che fosse di residenza estiva di un collegio, qualcosa del genere, seminario, qualcosa del genere, e con personale specializzato, il direttore è uno psicologo iscritto all'albo, eccetera, sacerdote, che dirige questa struttura e dirige anche questa equipe che, insomma, ha a che fare con questi sacerdoti in difficoltà, difficoltà di ogni genere, non solo di questo genere che ha. Quindi è un, dire, struttura che cerca di ridare a queste persone la ragione del vivere, la ragione della loro scelta religiosa, queste cose qua, indipendentemente poi dai destini successivi, perché poi dopo, dal punto di vista disciplinare, c'è il Santo Uffizio che si chiama con un nome più moderno, la Congregazione della Dottrina della Fede, ma insomma è sempre una struttura molto, molto severa. Don Desio ha consegnato una lettera ai giudici. Il contenuto di Sì, questa sì, sì. lettera? E niente, c'era questo enorme rammarico della violazione dei doveri sacerdotali e sul fatto che, insomma, di avere condotto questi ragazzi su una strada, ecco, speriamo che la cosa non abbia delle conseguenze gravi sulla vita di queste persone, ma quello ce l'ho fatta un po' grossa, nel senso che poi era una deriva a cui si era, dire, queste questioni, era una cosa di ultimo anno, anno e mezzo, insomma, adesso non mi ricordo esattamente i tempi, però dice, io non ero mai stato così, ho avuto un momento di esaurimento, ho voltato le spalle e soprattutto anche alla disciplina sacerdotale, sono stato particolarmente attento a questo. La disciplina serve quando uno ci crede e aderisce con entusiasmo, non succede niente, quando comincia a avere il dubbio dei momenti di grande stanchezza e dopo non riesce più a stare dentro la disciplina e succedono queste cose.
non si è veduto in anticipo di una situazione che dentro di sé andava degenerando. Purtroppo è successo quello che è successo, insomma. Anche perché, voglio dire, delle ragioni, il perito ha indagato bene, sono collegate alla vita della persona, perché lui è una persona che è stato in orfanotrofio una decina d'anni, è stato adottato all'età di 10 anni e per la verità in orfanotrofio si è trovato bene, perché lo trattavano bene, queste suore, cioè, non era niente di che. Però dice il perito che probabilmente certe sue crescite normali che hanno i ragazzi al di fuori, del genere, la crescita si è fermata a una certa età, con 10, 11, 12 anni, quegli anni lì, e quindi trovava in familiarità con quella situazione lì, solo che poi non aveva più quegli anni, e quindi alcune pulsioni sono rimaste all'interno di questa situazione. Quindi quando c'è stato il cadere diciamo, del tono, della vivacità della fede, è scivolato in questa deriva. Il trasferimento quando avverrà? Il trasferimento già è avvenuto. In realtà, fortunatamente, il cappellano del carcere si è reso disponibile, ovviamente la persona di assoluta fiducia dell'amministrazione, non gli farebbero fare quel mestiere là, e allora è stato lui che l'ha portato, quindi lui ha dormito là stanotte. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.